Buongiorno a tutti, anche oggi siamo pronti per un nuovo appuntamento e chiamiamo il nostro amico Mosè. Mosè, Ciao, ti senti? sono qua, posso mancare? Oh, ma Ah, oggi abbiamo una hai sorpresa, ti visto? vedo proprio in abbigliamento, No, ogni volta una sorpresa, americano, americano. americano oggi. Ti do una sorpresa in più, guarda questa volta, ti rubo un po' di tempo. Guarda nella mia attrezzatura cosa c'è. Guarda che macchina fotografica, guarda. È Ah, una interessante. Crystal, e da piccolo mi davano questa, vedi? Si scattano da su, piccoline, Poi guarda. sei cresciuto e hai preso quella dietro di te. Poi sono cresciuto, ho preso quella dietro di me, vedi? Senti, ti faccio sentire anche l'otturatore, guarda, senti che bella, eh? Senti, silenzio, senti. Uno Otturatore centrale, Nikon o Schneider. Snyder? Schneider, Nikon Snyder. sarebbe meglio, Oh, sarebbe molto meglio perfetto. Nikon. Ascolta, Senti, ma una bella sorpresa entriamo nel stasera. vivo del nostro incontro. Oggi chi ci presenti? Allora, guarda, oggi è una sorpresa perché in questo momento in cui mancano i concerti, manca quell'elettricità, c'è un fotografo che ama la musica, tra l'altro anche canta anche qualche volta, che ama la musica e che frequenta quindi i palcoscenici. L'abbiamo pubblicato nell'Image Mag del numero 5 del 2018, quella in copertina Graziella Vigo, e invito tutti i nostri ascoltatori ad abbonarsi, a comprare la rivista perché lì c'è tanto di contenuto e tanto per imparare a frequentare la fotografia. Lui si è presentato con un lavoro di street, ed è un lavoro molto maturo, cioè un fotografo che quindi nel tempo ha messo in pratica i suoi desideri. Tieni conto che lui due anime, comincia distrattamente con l'analogico e poi col digitale approfondisce, approfondisce molto. E alla fine arriva di fronte ai palchi e io lo comprendo perché. Io l'ultimo concerto dal vivo che ho visto è stato quello degli U2 a Roma ed era un concerto straordinario. Tra l'altro, penso che il cantante a spalla era Liam Gallagher. Tra l'altro, c'era quell'elettricità e penso che lui sia in grado anche di cogliere questa elettricità. Signori, Enrico Ballestrazzi, eccolo qua. Benvenuto, Ciao grazie, Enrico, ciao, ciao, buonasera, grazie a benvenuto. tutti, è un piacere essere qui con voi. Come state? Tutto bene? Bene, Tutto bene, bene, bene. tutto bene. Nonostante la mascherina, perché siamo in attività, diciamo che comunque va tutto bene. Ho Sì. subito una curiosità io da chiederti. Dimmi La pure. nasce prima la passione per la musica o quella per la fotografia? Beh, quella per la musica, quella per la musica, perché comunque. Quando tu anche sei bimbo, la prima cosa che ascolti è la musica, cioè, quindi comunque è tutto da lì, parte dalla musica e dall'emozione che la musica ti prova, cioè, ti porta dell'emozione e tu devi sempre ricercare questa emozione che può essere musica, fotografia, può essere arte, qualsiasi tipo di cosa, però tutto è racchiuso alla fine dall'emozione, secondo me. Ecco. E la Okay. scintilla che ti ha fatto partire come professionista in questo ruolo? Ma diciamo che tutto è nato per caso, poi è nato per caso e poi comunque dalla mia voglia di confrontarmi sempre con dei professionisti, perché io diciamo non sono un professionista, o meglio, non è che ho lavorato come spalla di un fotografo per poi, no, io mi sono cimentato da autodidatta e vedevo che comunque cosa di carino, riuscivo a fare, però diciamo nella mia schiera di persone, di amici, anche dei vari club così, non era come un vincere facile, cioè, però volevo qualcosa di più, volevo confrontarmi con i veri professionisti e da lì ho cominciato questa bella esperienza che è il pit, che il pit è il sottopalco ed è qualcosa di veramente fantastico per me. Straordinario. Sì. Ti chiedo una cosa, tu che sei che frequenti il palco, prima citavo gli U2, il concerto a Roma, c'è Dici. un'elettricità che è incredibile, tra l'altro mi sono consolato perché non ero il più vecchio, nel senso che non c'erano solo dei giovincelli. Tu, per la tua fotografia, quell'elettricità pre-concerto è importante. Diciamo che è fondamentale perché comunque è quella che poi fa sì che tu porti a casa un buon lavoro, no? Perché se tu non hai quello dentro, cioè se tu non fotografi col cuore, o con questa emozione non riesci poi a trasmetterla, secondo me, nelle immagini e non la riesci poi a far arrivare alla gente. Cioè io
Io ho dei miei colleghi che arrivano, li senti dire: oh, ma quando comincia questo concerto? Oh, ma dai, voglio andare a casa, di qua, di là. E capisci che le loro foto saranno foto normali, cioè, capito? Perché gli mancherà quell'impatto emotivo che invece a me arriva dentro come un pugno, perché cioè, quando tu vai a fotografare in un posto dove c'è della gente che si diverte, che sta bene, cioè, puoi solo stare bene. E questo, certo, per me è fondamentale. Ti chiedo una cosa, guarda, partiamo subito dalla base per i nostri frequentatori dell'Accademia. E tu sul palco cosa ti porti dietro? L'attrezzatura. Allora, io mi porto dietro una Nikon D800, una full frame, ho montato un tele, un 80-200 f2.8, è un'ottica 198, che però ha delle lenti che sono bellissime, sono ancora quelle ottiche che pesano 1,5 kg, sai, proprio con lo zoom a pompa, pom, e fa degli sfocati da paura. E qui dopo come secondo corpo una D7000, una PSC, dove dimonto un grand'angolo per proprio, diciamo, il doppio obiettivo, perché forse magari i nostri amici, insomma, non lo sanno, che di solito un fotografo da fit ha al limite tre pezzi da fotografare, sono i primi tre, quindi è già comunque parti con il primo pezzo che c'è poca luce, e quindi già il primo, diciamo, te lo giochi lì. Se poi in più devi stare lì aspetta, cambio l'obiettivo, una cosa o un'altra, perdi solo del tempo che non hai, purtroppo. Ho capito. E una cosa, tu prima del concerto sai come si muoveranno i musicisti, gli interpreti? Sai, esatto, se faranno, si metteranno in ginocchio, se spaccheranno la chitarra come Jimi Hendrix, vuol dire, sai se succede qualcosa, ti prepari questo scherzo? Questa è una bella domanda, perché come dicevi all'inizio, che parlavamo delle foto, quelle che avevamo pubblicato l'anno scorso, diciamo che all'inizio io prendevo e andavo, adesso invece, insomma, se vuoi essere all'altezza, se vuoi essere un professionista, ti devi documentare. Quindi vado su YouTube, vado a cercare un live precedente per vedere prima un po' che luci ci saranno, perché se per dire ci sono state delle luci rosse è un conto, se c'è del blu è già una cosa. E per capire un po' farà la passerella l'artista o sarà sottopalco, per cercare proprio di ottimizzare il tempo che tu hai a disposizione, che è pochissimo, fondamentalmente sono 12 minuti, ecco, una cosa del genere. Una cosa che ti chiedo, cioè, sai, io un po' ascolto musica, no? Cioè, in macchina, cioè, quando viaggio io programmo il mio ascolto, cioè mi metto la base secondo di dove devo andare. È normale oggi. Dai. È bello, bello. Bello, bello. Ti chiedo, c'è un cantante che preferisci, un cantante, uno strumentista che preferisci rispetto a un altro? Qual è quello che ti evoca maggiori sensazioni? Guarda, io Vasco Rossi per me, capito? Dopo poi, sai, io sono a pippe, come si dice, a pippe e a Vasco Rossi, quindi per me riuscire a fotografarlo è stato un qualcosa di veramente, è stato proprio il raggiungimento di un sogno, capito? Poi fotografare a San Siro che è un anfiteatro da paura, e poi un quarto d'ora prima dell'inizio del concerto hanno dato la possibilità a noi fotografi di salire sul palco e di fare le foto dal palco proprio, quindi tu hai questa ondata di energia che ti arriva, che è pazzesco. Addirittura Vasco è un signore, perché lo dico, si è fatto fare quattro pezzi, ecco, proprio quello che ti dicevo, quattro pezzi al posto dei soliti tre, e in più ti dà anche il biglietto che dice: beh, quando hai finito di fotografare puoi andare giù e guardarti lo spettacolo. Beh, è stato meraviglioso, proprio una di quelle cose che penso non dimenticherò mai. Quindi questo è un momento esaltante, quindi ti aiutando. Sì. Tra i vari strumentisti, no? Allora, dimmi con che tecnica magari le usi. Io vedo spesso nelle foto il chitarrista emerge, allora gli viene fuori. Il chitarrista dipende, nel senso, tu vai a fotografare con un chitarrista, ma tu dici, cioè, spostati un po', fai qualcosa, perché sennò è un macello. Invece, per me, quello che mi piace molto è Steph Barnes, che è il chitarrista di Vasco Rossi, che comunque lui ci dà l'anima e ci dà comunque anche il mestiere. Poi, e praticamente questa chitarra la suona proprio con tutto il corpo, riesce comunque a fare delle vere cose. Ma non c'è anche Maurizio Salieri?
Solieri adesso non c'è più, c'era prima, adesso hanno avuto, ma non ho avuto da dire no, comunque adesso c'è Vince Passano che è anche tra l'altro è diventato il direttore musicale di Vasco Rossi, c'è lui, molto preparato, bravissimo ed è veramente tanta roba. Ti chiedo una cosa, tu quando vai lì, hai questo tempo limitato, ti concentri sul divo, sul Vasco, o vedi di portare a casa anche i vari strumentisti, il tastierista, il bassista, vedi di prendere anche un contorno? Sì, cerco di dare comunque l'immagine proprio dell'insieme del concerto, dell'atmosfera che si respira, quindi magari ok, c'è il cantante, il solista, però poi c'è tutto il resto e come lo vedo io lo vedono anche gli altri, poi quindi cerchi di dare di rendere dinamiche comunque delle foto che sono state, che poi alla fine. Ho capito. E alla fine però se guardiamo questi concerti, questi grandi concerti, San Siro che è poi un tempio, no, se vogliamo, San Siro è fantastico per quello, no? Ecco, ti chiedo, mia figlia è andata a vedere, è stata entusiasta, Ed Sheeran addirittura dice che è un personaggio incredibile anche lui, ti chiedo, c'è molta Emilia in questi concerti, Vasco Rossi, Ligabue e tanti altri, questo, il fatto di essere emiliano, di essere modenese, ti avvicina o no? Ma guarda, non lo so, non credo, penso che mi avvicina la passione per la musica e torno al discorso iniziale per le emozioni. Perché ti dico, ormai il pit o comunque la fotografia è un qualcosa che è diventato un'esigenza perché per me stesso, per l'emozione che mi dà, ecco. Tu quando scatti ti avvicini, cioè cominci con teleobiettivo e passi a un grand'angolo o è casuale la scelta? Ma diciamo che cerco sempre, inizio concerto, il grand'angolo, perché comunque hai la scena iniziale con magari il fumo, entrano i musicisti, quindi cerchi di prendere l'insieme, no? E dopo certo. Poi, man mano che si sviluppa tutto quanto, dopo allora magari con il tele cerchi i primi piani dei vari soggetti, dei vari quindi, artisti. Ecco ti faccio questa domanda, sai perché? Perché non so se a livello editoriale che esigenze si abbiano, però ad esempio i concerti presi così sono tutti uguali, cioè tu c'è una certa riconoscibilità di San Siro rispetto all'Olimpico oppure rispetto a altri, rispetto a Imola ad esempio, non so, c'è qualche modo per rendere riconoscibile quello che fai? Ma sì, sì, perché io tante volte cerco di prendere di profilo d'artista quando si avvicina al pubblico e dare questa immagine dell'artista verso il pubblico, quindi comunque ed anche l'ambiente dove siamo, che sia magari un club piuttosto che, quindi vedo Jovanotti, che un'arena, che uno stadio comunque. Certo, certo. Tra l'altro ieri intervistavamo un ritrattista anche di musica che è Guido Alani e lui mi dava come consiglio ai giovani, no? A quelli che si stanno avvicinando a questo mestiere di fotografare a Vasco Rossi certamente o anche Ligabue, ma di cercare anche gli emergenti, no? Beh no, tu ma quello è fondamentale, perché l'emergente ha fame, non so come spiegarti, l'emergente suona perché ha voglia di suonare, suona perché magari i professionisti sì, però è comunque un mestiere, quindi magari tu trovi dei gruppi magari non quotati che però fotograficamente e come energia danno magari più di un professionista. Quindi è molto importante. E poi ti fai un archivio, no? Chissà mai che diventi come Vasco Rossi. Chissà mai che diventi famoso. Avere uno scatto giovanile del novella Vasco Rossi. Così. Esatto. Una curiosità. Quindi cominci col grand'angolo e chiudi magari col tele qualche inquadratura. Ovviamente scatti in RAW, immagino, no? Sì. Obbligatoriamente. Le foto di concerti hanno bisogno di ritocco o no? Cioè, dopo sì. Lavoro... Sì, hanno bisogno di ritocco perché magari hai tutta una canzone con il fumo di dietro che ti arriva, quindi non hai che gli dai un po' più di contrasto, un pochino più di, perché sennò non arriva, o hai delle luci che penalizzano la foto, cambi un attimo per dargli un pochino più di dignità, ma anche artista stesso delle volte.
senza stravolgerle, anche se comunque una qualche foto a me piace sempre, se devo caricare una galleria di, che ne so, di 18 foto, 4-5 te le sparo proprio come voglio io, col contrasto, per dire, è proprio personalizzato, se vogliamo, alla tua misura. Sì. Ascolta, prima hai parlato della generosità, se vuoi, di Vasco Rossi, e quindi del suo essere generoso, mi ripeto, con voi. Qual è il rapporto generico dei musicisti, degli artisti con voi fotografi? È buono? Vi cercano? Si mettono in mostra? Siete un fastidio per loro? Com'è il rapporto? No, diciamo che la maggior parte delle volte è proprio uno scambio di espressioni, uno scambio di sguardi, perché anche loro capiscono che tu sei lì per lavorare e magari vengono per farsi fare un primo piano mentre magari ti indicano, cioè, quindi è sul palco, sono così, poi fuori se la tirano, hai capito? Però certo. Sul palco no, cioè, se guardi anche prima li hai fatti passare un qualche Piero Pelù, che si è messo a sedere sui subwoofer e c'eravamo tutti intorno proprio a 5 centimetri da lui, ma che lui ha scherzato con noi, si è fatto fotografare senza alcun problema. Senza alcun problema, per cui sento che l'immagine loro comunque è certo, importante. Ma poi, anche perché comunque se siamo in 10 fotografi, che 10 queste foto andranno su 10 riviste diverse, quindi comunque e si parlerà di Piero Pelù, quindi è anche proprio il loro vantaggio stare al gioco e farsi pubblicità. Vedi, tu parli con me, con Franco, eccolo qua, guarda che bello. Parli con me, con Franco, in questo momento, penso io, Franco, vedi, partiamo da queste macchine qua, partiamo da macchine pellicolate. Ti chiedo. Vuol dire che siamo vecchi, questo il senso. No. Guarda che c'è un bellissimo video che gira su WhatsApp che dice: se tu hai fatto queste cose, diranno che sei vecchio, e tu risponderai: no, sono fortunato. Se ci pensi, è vero, però. Che dico, se hai giocato a biliardino, se hai avuto questo grado, diranno sei vecchio. No, sono fortunato. In realtà. No, volevo fargli anche una domanda. In mezzo, oltre all'incontro che hai avuto con Vasco, che sicuramente ti ha stupito, hai qualche altro personaggio, qualche altra storia durante i tuoi lavori che ricordi con piacere? Ma guarda, io ti dico, di solito quello che poi succede sul palco diciamo è solo un frammento di quello che è poi, non so, le 7, prendi la macchina, carica tutto, fai il check-in, sei preso tutto perché ti dimentichi sempre qualcosa, l'autostrada che magari c'è la colonna, arriva la bicorsa, il pass dove è finito non te lo danno. Ed è, diciamo che è tutto il contorno che alla fine porti sempre delle esperienze a casa che sono meraviglioso perché sei sempre a contatto con la gente, che può essere i ragazzi della security, i ragazzi che ti danno il pass, ma anche solo il ragazzo che compri la piedina, hai capito? Quindi tutte le volte hai sempre un aneddoto, una storia da raccontare. Ho capito. Siccome siamo vecchi, no? Noi scattavamo, io penso, la mia unità di misura ai tempi era 36, no? Cioè 36 erano gli scatti, poi se ce n'era qualcuno in più, viva Dio. Tu da un concerto, da questi 15 minuti fatali, con quanti scatti torni a casa? Guarda, quando dico adesso basta, perché sennò stanotte diventi matto a mettere a posto, con 600, 700 scatti sempre, perché comunque... Quindi. Non puoi permetterti di venire a casa senza almeno 10-15 foto decenti, e allora ci dai il più possibile. Per cui da 700 diventeranno 10, questa è un po' la proporzione. Ah sì, e delle volte è già difficile trovare i 10, ma è difficile poi perché dipende sempre dalle aspettative che uno ha, cioè in questo caso io, che se vedo che, per dire, una foto, ma si potrebbe andare, ma però no, piuttosto la tengo indietro, non mi interessa fare il numero, mi interessa che il lavoro che do sia di qualità. Quindi che ci sia la qualità, questo è quanto. Quindi il tuo archivio cresce misuratamente ogni giorno. E guarda, c'è ormai veramente...
Non sai, vivi tra i dischi fissi. Come tutti del resto. Certo, ormai siamo abituati così, dobbiamo fare questo. Per cui quindi, grande ritocco dopo, tanto tempo per analizzare gli scatti, perché ci vanno delle nottate. Diciamo che fa conto che magari i primi tre pezzi, ok, si esce fuori dal pit, poi se il concerto mi interessa, di solito ti lasciano dentro a guardarlo, no? Magari ascolti. Ma la tempistica per i giornali è importante, quindi penso che alcune foto dovrai inviarle anche abbastanza presto, immediatamente, no? Di solito, guarda, le mando al mattino presto, che non so, nella mattinata fanno l'articolo. Qua voglio rifarlo, se no tocca farmi anche l'articolo, quindi diventa proprio una nottata di lavoro. Quindi torno qui, che sono le 11, all'una e mezza ho già finito, poi, perché dai la prima scolmata, la terza, dopo metti tutto di là. Ok, queste sono buone, solo che magari una di notte le mandi via, poi dopo il giorno dopo le riguardi, dici, cazzo, però potevo tenere anche quelle là, perché è poi sempre così. Però è classico. Ti chiedo una cosa, tu imposti la macchina, scatto singolo o raffica? No, è scatto continuo. Scatto continuo, quindi, sì. Scatto continuo perché... specialmente, non so, col tele che sei F28, magari cioè, tu ok, tu l'autofocus cantante, però mentre stai scattando, mette davanti il microfono, mi va a fuoco il microfono e non lui, quindi cerchi di avere più possibilità, diciamo, per uno scatto, ecco. Tu cerchi il microfono o no? Cioè, è importante in un'inquadratura avere il microfono o è meglio non averlo? Ma diciamo che se lo ha davanti che copre, no, se ce l'ha di lato magari è meglio, però sai, il microfono comunque indica che sta cantando, cioè comunque da quello che qui la foto di un cantante. Ok, questo naturalmente vale anche per il chitarrista, quando... Se tra l'altro il chitarrista lo preferisci quando suona in alto o in basso vicino ai microfoni? È un personaggio a sé, e a me piace quando prende la chitarra, la porta tutto il corpo, e poi se il chitarrista magari ha anche il capello lungo che si muove, è molto scenico, fa molto cinema, ecco. Ma certo, sì. L'importante è quello alla fine, no? Sì, anche perché comunque nelle foto non senti mica il suono, vedi l'immagine, quindi devi vedere il cinema della fotografia. Poi tu immagini che anch'io ho qui una chitarra qui in Massardo, delle volte da solo quando la famiglia non mi vede anch'io mi inginocchio, no? Provo faccio delle cose, ma ormai l'artrosi alla schiena non me lo consente più come una volta. Invece la complessità della luce come la gestisci? Lì sei sempre dietro dar su e giù agli ISO, sei sempre dietro a... perché a me piace avere tutto manuale, io cioè non imposto nulla di automatismi che mi diano una mano, quindi sei sempre lì a ta 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 ta, e certo. delle volte va bene, perché magari su tre pezzi più o meno la luce rimane quella, delle altre volte ti cambiano. Madonna mia, Una cosa, io tra l'altro ho fatto una bella domanda, Franco, perché io noto nei concerti che ho visto, perché poi vengo da Ligabue, anche questo a San Siro, vedo che si tende a fare un po' di buio, no? Cioè, nel senso, c'è anche gli spettacoli, perdonami, io a teatro, cioè, rispetto alla volta non ci sono delle luci piene molto forti. A chi sono scatti normalmente? Lavorano più su spot del soggetto. Esatto. A quanti sono scatti? Allora, qui adesso hai messo Emma, Emma era l'Unipolarena è un palazzetto dello sport che sold out, tiene 18.000 persone, quindi... Quello di Casalecchio, no? Quello esatto, di Casalecchio. Quindi diciamo è una cosa importante. Ecco, in ambienti come questi ci sono delle luci che ti permettono di stare sul sicuro per il micromosso, con ISO 1600. E riesci a fare delle belle cose con 1400, ecco, una cosa del genere, però se no purtroppo ci sono, quando vai specialmente nei club, quelli piccoli e tutto quanto, che bisogna che vai anche 3200, 4000, perché se no... Una cosa volevo chiederti, tra l'altro questo vedi Bigabue, io mi ricordo quello
Ligabue con la sua chitarra. Lui ha una collezione di chitarre incredibile, cioè nel senso che chi gliele vende, uno di quelli che gliele vendono, insomma, cioè, ha le sue belle Martin, mi fanno piacere. Stavo per dire una cattiveria, ma non la dico. Cioè, dillo, ormai siamo qui, siamo all'aperto qua. No, e poi se le sapesse anche suonare sarebbe bello. Da quello ci consola in un certo senso, no? In un certo senso ci consola. No, però quello che voglio dirti, sì, quello che voglio dirti è questo. Quindi vai in luogo, ad esempio, l'Unipol Arena, io la conosco molto bene, l'ho frequentata per anni. Quindi lì c'è una luce mista, cioè illumina anche l'apparato luminoso del palazzo in questo caso. Quindi come nelle partite di basket in un certo senso, voglio dire, no? C'è la stessa illuminazione. Però comunque fai conto che per dire qui c'è il Biagio. Loro hanno comunque di solito anche tutta una passerella che si estende per una 15-20 metri, e anche tutta la passerella illuminata. Quindi comunque hai un insieme di luce che ti fa lavorare molto bene. Non hai dei grossi problemi a livello di luce in questi posti qua, mentre invece, come ti dicevo, vai nei club più intimo, una cosa un pochino più soft, così lì devi smanettare parecchio, lì devi ostiare di più, ecco. Esatto, lì abbiamo visto scorrere tante immagini intanto che tu parlavi. Ce n'è una di queste a cui sei più legato, che ti senti più in qualche modo rappresentato? Ma guarda, a tutte e nessuna, poi, cioè nel senso, a tutte, perché di tutti i concerti che ho fatto sempre ricordo, per una cosa o un'altra un bel ricordo, sono tutti figli di me, come, non so come dire, quindi poi magari è chiaro, c'è quella che la vai a analizzare, quella che ti ha dato più da fare, che è più problematica, che alla fine la porta a casa, quell'altro un po' meno, però no, gli voglio bene a tutte. Bene. Ascolta, l'ultima domanda che ti faccio e ti faccio da colui che ascolta, da un ascoltatore e da uno che suona peggio di Gabue, in questo senso. Ci sono nei concerti, a me capita, non so se capita anche a te, c'è nel concerto quella canzone che ti spezza il cuore in due, che aspetti, che ascolti, che te la, cioè il pezzo star c'è, dai, diciamo. Sì, beh, no, in quasi tutti i concerti che si conosce l'artista, c'è una che ti sta a cuore. Lì ascolti o prendi la macchina fotografica ugualmente? No, la macchina fotografica non la prendo più, perché se dopo ti vedono con la macchina fotografica in mano, vieni praticamente, vieni bannato dalle... Vieni contagiato dal Covid. Vieni proprio bannato, che tu per quella stampa tu lì non entrerai più. Diciamo che quando finisce tutto, sai, di solito scarichi la tensione, io la scarico con una birra, così devo dire, ognuno c'ha. Allora, con la birra e con questa canzone, delle volte ci scappa anche che ti commuove, insomma. Perché, dimmi una canzone. Beh, che ne so, di Biagio Antonacci, Buongiorno Bell'anima, di Vasco Rossi, potrei dirti tutte. Di Emma c'era quell'altra che adesso non mi ricordo, però di Cesare Cremonini c'è, la nuova stella di Broadway, cioè. C'è sempre un qualcosa che ti fa più tremare il cuore in ogni concerto. Ascolta, l'ultima domanda per Franco, dimmi te se hai dell'altro. Tra voi colleghi come siete, amici, oppure c'è un po' di rivalità, oppure fate un po' aggomitate per avere il posto migliore? Io ti dico, io sono uno che a me non interessa, perché alla fine parliamo di aria fritta, nel senso, non è che tu diventi, se non mi dici quella cosa, diventi fotografo ufficiale di Vasco Rossi, intanto per intenderci. Però vedo che c'è molta diffidenza fra i fotografi, perché c'è sempre paura che qualcuno, se sente una cosa, abbia la chance migliore rispetto a un altro, mentre invece ci sono magari con i due o tre che leghi e lì non ti interessa niente, hai capito? Certo. Però poi quando si è,
ciao, come stai? Sì, ciao, ciao. Poi dopo, poi, quando l'arbitro fischia, dopo lì... Si batte. No, certo. Certo. Una cosa, questo ci interessa anche a me, Franco, come ambizione personale di un fotografo. Di questo materiale che tu hai già scelto, no, che hai pubblicato, cosa vorresti fare in futuro? Ti piacerebbe una mostra, un libro, qualcosa del genere? Ah, sì, mi piacerebbe un qualcosa che non che non andasse dimenticato, però tra l'altro è una cosa molto bella che mi hanno fatto dei miei amici per il compleanno dell'anno scorso, sapendo che io non sono il tipo, perché mi hanno preso un album, il gruppo, sono andati a guardare tutte le mie foto dei vari concerti, mi hanno fatto stampare e me le hanno messe tutte impaginate nell'album, e per ogni foto una strofa di una canzone di quell'artista. E mi hanno detto, adesso continuano tu. Certo. E pure lì come l'hanno lasciato loro. però deve essere continuato, questo è bello. Guarda che bella comunque, io ti suggerisco questo. Quello che dicono i tuoi amici è straordinario, nel senso che... Guarda, io quando l'ho visto, cioè, se mi avessero dato 2000 euro... cioè, quando l'ho visto mi sono messo a piangere, perché è veramente una cosa per me è stata bellissima. Però mi piacerebbe fare una mostra magari nel locale, c'è un locale donato, il Vox Club, non so se lo conosci, se... Sì, certo, è nominato, conosco un po' di gente della zona. Il tempio del rock è quello lì, certo. Magari con eventi fotografati lì, fare una mostra lì dentro. Adesso vediamo un po'. No, guarda che abbinare, noi tra l'altro Franco è molto bravo in questo, fotografie e parole con la musica in mezzo è bello, perché tu immagina certe notti di macchina calda dove ti porta lei, no? Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che va, cioè è bello, no? Sentire pure vivere, oggi sono voglio stare spento, voglio dire. Cioè, sì, è la fotografia, voglio dire, in certo senso quella è la fotografia, tutto quanto. Bene, per me è tutto, Franco, cosa dici? Assolutamente sì, ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Sono io che ringrazio voi. Di averti da noi presso la nostra accademia, in modo tale che possiamo parlare e farti fare le domande direttamente adesso, anche da chi ci ascolta. Adesso quindi, quando finisce il tempo delle mascherine. Esatto, il problema è che non abbiamo ancora una data certa, purtroppo. Però vediamo presto, dai. Vediamo presto di poter rivedere insieme questa nostra chiacchierata e insieme trovarci ancora a parlare di fotografia. Grazie davvero, alla prossima. Voglio dirti una cosa, per te Enrico, visto, siccome siamo tutti mascherati, dico, cambio maschera, tolgo la mascherina di Zorro e metto il cappello, no? Cioè, mai fatto. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao, buona serata.